Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Carissimi, bentrovati. Con questo racconto così bello, tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo proprio nel primo capitolo, ai versetti 35 e 42, siamo entrati nelle cosiddette domeniche del tempo ordinario. Col battesimo del Signore si è chiuso il tempo del Natale, il ciclo natalizio, ed è ripreso il tempo ordinario, un tempo non meno importante, come non meno importante delle cose eccezionali sono le cose ordinarie della nostra vita. Anzi, vorrei dire che il tempo ordinario ci accompagna di domenica in domenica proprio per riscoprire all'interno della ordinarietà anche della vita liturgica, della vita spirituale, della vita delle nostre comunità, a riscoprire quell'entusiasmo, quella voglia di rinnovamento, di ringiovanimento che magari più fortemente i tempi cosiddetti appunto forti dell'anno liturgico possono aver inserito nella nostra vita e anche nella nostra vita spirituale. Per cui vorrei farvi proprio l'augurio di profittare del tempo ordinario, riscoprendo la bellezza di questo ritmo settimanale e, per chi può, anche quotidiano, di meditazione della parola di Dio, per riscoprire, diciamo così, la novità nella ordinarietà talvolta noiosa o fin troppo feriale della nostra vita. C'è una, come dire, straordinarietà nell'ordinario che noi non dobbiamo mai perdere di vista e dobbiamo essere sempre attenti a ricercarla, a trovarla, a rilanciarla per noi e per gli altri. Ecco, dicevo, è bello questo racconto perché ci riporta all'esperienza proprio dei primi discepoli. Gesù, sapete che dopo il battesimo comincia la sua peregrinazio, il suo camminare per le strade della Palestina o sulle rive del lago e comincia ad associare a sé discepoli, o perché direttamente lui li chiama o perché in qualche modo si resta attratti, affascinati dal suo passaggio, da quello che si dice di lui, ma soprattutto da quello che dice lui, da come lo dice, la predicazione del regno: il regno è vicino, convertitevi. Ecco, evidentemente c'è una parola così affascinante, così penetrante di questo maestro di Galilea che non solo lui chiama qualcuno a seguirlo, ma c'è anche qualcuno che si affaccia incuriosito al suo passaggio. Così abbiamo visto per i discepoli di Giovanni Battista. Sono stati alla sequela di questo grande maestro di spiritualità, ma questo grande maestro di spiritualità che aveva esattamente il compito di portare a Gesù, vi ricordate quante volte lo abbiamo richiamato questo aspetto della missione di Giovanni proprio prima del Natale, nell'Avvento, come nostra guida spirituale: lui deve crescere e io devo diminuire. Quello che Giovanni diceva, diciamo così, in senso un po' teorico, quasi lasciandolo intravedere, adesso lo realizza. Vide Gesù, fissa lo sguardo su di lui, ed è bellissima questa espressione, e a un certo punto due dei discepoli, sentendolo dire, pronunciare quell'espressione: «Ecco l'agnello di Dio», due dei discepoli di Giovanni,
seguirono Gesù. E vorrei fare questo primo spunto innanzitutto, proprio perché Giovanni, l'ho detto più volte, no, è la figura un po' ideale dell'educatore cristiano, dell'evangelizzatore cristiano, sentendolo parlare così. Adesso non voglio approfondire il significato strettamente esegetico di questa espressione, la voglio pigliare come giace nella nostra lingua italiana. Certamente Giovanni avrà parlato di Gesù e avrà pronunciato quelle parole, ecco l'agnello di Dio, in modo tutto speciale, come un cuore innamorato, ecco l'agnello di Dio, colui che aspettiamo, ecco il servo di Yahweh, colui che in qualche modo aspettiamo come il Salvatore. Sentendolo parlare così, i due discepoli che prima seguivano lui adesso si mettono a seguire Gesù. L'altro aspetto su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che Gesù, vedendosi seguito, a un certo punto si gira e chiede: che cosa cercate? Gli studiosi che approfondiscono il Vangelo di Giovanni fanno notare che questa è la prima parola che Gesù pronuncia, e la prima parola che Gesù pronuncia verso quelli che si sono accostati a lui è una parola che è una domanda: che cosa cercate? Che cosa volete? Che cosa desiderate? Perché mi seguite? Quanto è importante questo, no? Noi siamo in un'epoca in cui, diciamo così, la cristianità non c'è più come dato sociologico scontato. Siamo in un'epoca in cui, per grazia di Dio, forse proprio a motivo di questa crisi della società cosiddetta cristiana, possiamo accostarci a Gesù e seguirlo se abbiamo delle motivazioni vere, personali, profonde. Non più un cristianesimo fatto semplicemente per tradizione, ma un cristianesimo di convinzione. Ecco, allora la domanda a Gesù: che cosa cercate? Perché mi venite dietro? Che cosa vi aspettate di me? Cosa volete fare venendo dietro di me? È una domanda cruciale, perché ci porta a riscoprire, o se volete a scoprire, le motivazioni, distinguendo le motivazioni più profonde, più belle, più genuine, più autentiche, da quelle che magari sono motivazioni false o addirittura inquinate. Cercare Gesù per altri motivi che non siano quelli di aderire alla sua proposta di vita. Che cercate? Dove abiti? Certamente non gli stanno chiedendo l'indirizzo di casa, gli stanno chiedendo di poter fare un'esperienza, e deve essere stata talmente forte e qualificante questa esperienza di vita, talmente li deve aver toccato nel profondo, che Giovanni Evangelista sente il bisogno di dire l'orario: erano circa le 4 del pomeriggio. Chi di voi mi ascolta e ha fatto un'esperienza forte di Gesù, magari dopo tanti anni che sarà allontanato da lui, dal Vangelo, dalla Chiesa, sa che cosa significa. Se lo scrive nel profondo del proprio cuore, erano le 4 del pomeriggio, stavo lì, stavo a quel ritiro, o stavo in quel dolore, o stavo in quel momento di successo e in cui sperimentavo l'ebbrezza del successo e però sentivo una domanda. Ecco, lì è stato il punto, il momento qualificante della mia conversione, della mia esperienza con Gesù. Ognuno di voi potrebbe riscoprire, alla luce di questo Vangelo, quali sono stati gli appuntamenti che hanno segnato una svolta profonda nella propria cristianità, nella propria adesione personale, convinta, libera, responsabile a Gesù. Ecco, allora dove abiti? Venite e vedrete. Gesù coglie questo desiderio profondo di una intimità e li invita a casa sua, cioè li invita a stare con lui, li invita a condividere la sua esperienza. È da questo che nasce il discepolo come missionario. Nel momento in cui ha sperimentato, nel momento in cui ha toccato, nel momento in cui è stato colpito da questa esperienza l'ha segnato nel profondo e gli ha dato evidentemente un nuovo senso di vita, un senso di pienezza, un senso di gioia. Non è un'esperienza che tu ti puoi tenere per te, lo sappiamo tutti noi, quando viviamo un'esperienza forte, diciamo così beatificante, gratificante, noi sentiamo come bisogno, come urgenza quella di condividerla. Allora la missionarietà del nostro apostolato, la missionarietà di una chiesa in uscita nasce se tutti quelli che fanno parte, che facciamo parte di questa chiesa che vuole essere in uscita, abbiamo fatto davvero l'esperienza di Gesù. Allora non c'è bisogno di convincerci a partire per annunciare Gesù e per portare gli altri a Gesù. Da chi si comincia? Da quelli vicini, addirittura da quelli di casa propria, con i quali è sempre più difficile, da quelli della nostra cerchia, gli amici, i colleghi di lavoro, le persone che incrociamo tutti i giorni. Se trovano in noi delle persone che hanno fatto un'esperienza, se ne accorgeranno e il cristianesimo si propagherà per irradiazione d'amore e non per la forza costringente di un messaggio, ma se volete per la debolezza assai più convincente di un'esperienza d'amore. Allora tutti discepoli, tutti missionari, e sempre missionari perché discepoli, discepoli perché missionari. Auguri.